Si è svolta lo scorso 6 novembre l'udienza di convalida dell'intimato sfratto dai locali affittati dal comune a San Giorgio di Gioiosa Marea per essere adibiti a scuola media. Si attendono dunque adesso quelle che saranno le decisioni in merito da parte del Tribunale Amministrativo Regionale. La scuola media della frazione San Giorgio, che attualmente comprende due classi della sezione E e in passato anche la sezione F dell'Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti, è ospitata nell'edificio di Via Sicilia dalla fine degli anni 90 del secolo scorso e la stipula dell'ultimo contratto di locazione di durata quadriennale risale al 2014. Questo accordo contrattuale prevede un canone mensile di affitto pari a poco meno di 3.000 euro, che il comune deve corrispondere ai proprietari Salvatore e Rosario Amato con cadenza quadrimestrale. C'è uno dei comproprietari che ha ritenuto di avviare questa procedura nei confronti del Comune di Gioiosa Marea. Penso che sia una procedura un po' forzata, tra virgolette, nel senso che comunque la scuola di San Giorgio ormai da diversi anni, forse da decenni, è allocata in questi locali e i proprietari hanno percepito regolarmente i canoni locazione. C'è un ritardo dovuto alle esigua disponibilità di cassa dell'ente e quindi questo ritardo ha in qualche modo messo in allarme la proprietà. Noi pensiamo che questo possa rientrare e che quindi sicuramente possono i ragazzi continuare le lezioni nel plesso scolastico dove, che hanno utilizzato sinora. Nei prossimi giorni vedremo di risolvere anche questo piccolo contrattempo.